Buongiorno, io mi chiamo Tullio di nome e De Mauro di cognome. Faccio il professore all'Università di Roma, La Sapienza, insegno una materia che si chiama linguistica generale e ormai da molto tempo. Pertanto, vediamo un po' di ragionare su quello che può essere utile nella vita privata, nella vita di tutti quanti. Quello che può esserci di utile è il fatto che molte persone si preparino, studino, cerchino di capire il mondo. Io credo che sia molto importante, se non vogliamo suicidarci, oppure fare i frati trappisti, ritirarci in un eremo, vivere in solitudine, ma se vogliamo vivere insieme è probabilmente una necessità vitale che tutti quanti impariamo a conoscere meglio il mondo che ci circonda, noi stessi, le cose. Vediamo cosa dice la scheda firmata. Vent'anni chini sui libri, dalla prima elementare al giorno della laurea, sono tanti. Più o meno un terzo dell'intera vita attiva di un individuo, considerato che circa 40 sono gli anni che un adulto dedica al lavoro. Il fatto poi che la scuola corrisponda al periodo di maturazione fisica, intellettuale e caratteriale di un giovane, la dice lunga su quanto sia delicata questa fase della vita di ciascun individuo. Non è infatti solo un insieme di materie, per fondamentali che siano, che si apprende attraverso lo studio. Altrettanto importante è acquisire un metodo e con esso la capacità di pianificare i propri sforzi, cioè se stessi. Di più ancora, si impara ad autodisciplinarsi, si è costretti ad affrontare il rapporto con l'autorità, oggi dell'insegnante, domani del datore di lavoro, e si devono fare i conti con le virtù e i limiti del lavoro di gruppo. Infine, ed è forse una delle esperienze fondamentali dello studio, si è costretti a prendere delle decisioni. Terminato l'obbligo, comincia infatti il momento delle scelte, scelte spesso radicali e a volte irreversibili, come quella se proseguire o no gli studi che si presenta agli adolescenti. Questa prima opzione, che si ripresenterà al termine della scuola superiore, ne implica immediatamente un'altra relativa al percorso da seguire, prima di una serie di opzioni che ci porterà a selezionare il campo dei nostri interessi fino a determinare lo sbocco finale. Più ancora delle singole materie, quindi, ciò che la scuola insegna o dovrebbe insegnare è a prendere in mano i propri destini e ad assumersi l'onere delle proprie scelte. Spesso si tende a sottovalutare questo aspetto, ma imparare a gestirsi, a riconoscere le proprie aspirazioni, a fare buon uso delle proprie capacità, delle proprie relazioni e del proprio tempo, è forse la più importante delle lezioni, che se presa sotto gamba può costare molto ma molto cara. Io volevo chiedere quale può essere oggi, secondo lei, il valore di uno studio puramente teorico, come può essere quello nostro che facciamo noi qui a un liceo classico o in qualsiasi altro liceo, che però, per esempio, a me piace, però poi a volte mi accorgo che io in pratica non so fare nulla. Quindi quale può essere, come può essere visto oggi uno studio puramente teorico? È molto importante avere un quadro teorico, come le dice, quindi storico, scientifico, molto largo, dentro cui collocare la propria attività. È molto importante, da sempre probabilmente, ma certamente oggi e sempre di più domani, in misura crescente. Perché? Perché ormai le nostre società ci chiedono di cambiare, per esempio, spesso, più volte lavoro, tipo di lavoro, nel corso della nostra vita, e anche se non cambiamo apparentemente lavoro, si rinnovano completamente i modi di lavorare. Io non voglio seccarla, anche perché devo essere breve, ma certo
i cambiamenti, per esempio, nel mio mestiere sono stati enormi in questi 30, 20 e ultimi 10 anni. Allora, se uno non ha una base teorica generale molto buona, non riesce a fronteggiare il cambiamento. Buongiorno, le volevo chiedere che cosa ne pensava delle riforme che sono state attuate ultimamente, soprattutto per l'esame di maturità. Ne penso molto bene, cioè credo che ci siano diversi aspetti interessanti. Intanto la richiesta alla scuola e ai ragazzi e ai professori di fare i conti progressivamente con quello che sarà il risultato finale, cioè il fatto che, questo mi pare importante, i voti presi 3 anni prima, 2 anni prima dell'esame e anche le attività extrascolastiche che si fanno e che siano documentate, tutto questo entra a formare il voto finale, questo è importante. La seconda cosa importante è che i professori sono per metà, i professori che ci esamineranno l'esame sono per metà interni, quindi sono i nostri professori. Questo non sappiamo chi sono, chi saranno. Questo però crea un rapporto di fiducia e reciproca tra professori e studenti che si era un po' perduto in questi anni. La terza cosa importantissima, a mio avviso, è la trasparenza dei criteri in base a cui vengono dati i singoli voti e della formazione del voto complessivo. E il fatto che tutto questo sarà studiato dall'osservatorio del Centro Europeo dell'Educazione, mano a mano. E quindi potremo correggere sbagli. È un clima nuovo questo per la nostra scuola. Io le volevo chiedere, lei ha parlato, ha detto che è molto importante appunto una formazione e questa formazione a scuola ce la danno i professori, però molto spesso i professori sono carenti nelle loro materie. Io non capisco perché anche col nuovo esame i professori dovrebbero essere molto preparati, molto bravi, molto capaci. Perché noi alunni, noi studenti non abbiamo un sistema che ci possa tutelare in questo senso? Cioè noi non riusciamo a far niente se un professore non è preparato nella sua materia e quindi noi non riusciamo ad essere preparati. Perché? È il problema strategico di tutto il discorso. E teniamo conto che abbiamo alle spalle, sulle nostre spalle, voi, noi tutti, la società italiana, glielo dovremmo dire, ehi, voi che non siete qui, voi che della scuola non sapete niente e credete di non poter sapere niente, industriali, operai, maniscalchi, cuochi, attenzione, avete 30 anni di scuola che non ha funzionato. Ha funzionato malissimo, nonostante ci fossero bravi studenti, bravi professori, ma non si incontravano magari. Allora, questo ha creato quello che pomposamente possiamo chiamare la demotivazione di moltissimi insegnanti. Punto primo, si sono scocciati, i più bravi soprattutto. Due, sapete che i nostri insegnanti sono tra i meno pagati nel mondo. Non in Europa, nel mondo. E demotivazione, bassi stipendi. La gente più brava rischia di essere stata respinta fuori della scuola. È un miracolo che molti resistano. Che tutela voi avete? La restituzione di una motivazione agli insegnanti. E il nuovo esame glielo dà, secondo me. Adesso non voglio esagerare più che tanto, ma il nuovo esame restituisce un senso al lavoro di preparazione alla formazione complessiva, ridà una motivazione agli insegnanti. Uno degli scopi più importanti dello studio è certamente quello di realizzarsi nella vita per il giovane, ma oggi quanto questo obiettivo si può concretizzare per il giovane, quello di realizzarsi? Io penso che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora in Italia dei problemi abbastanza gravi di peso
delle corporazioni, inevitabilmente delle corporazioni e degli anziani, sull'organizzazione del mondo del lavoro e sul reclutamento di nuove energie nel mondo del lavoro. Mi sembra che cominciamo a cambiare, cioè che molti di noi vecchi hanno capito di avere fatto grossi sbagli. Delle novità ci sono, l'immissione nel confronto europeo ci costringerà a capire che non possiamo mandare delle persone di 40 anni a competere con persone di 25 anni, perché questo sta succedendo e è successo in Italia. Allora, man mano che questo verrà capito e si tradurrà in leggi e orientamenti diversi, voi, la vostra generazione, qui è più facile quasi prevederlo, ne trarrà qualche vantaggio. Superato l'esame, noi comunque dobbiamo andare all'università. Ci dicono che comunque noi non troveremo nessun lavoro, cioè tutti i settori sono occupati, ci dicono più e più volte inventatevi qualcosa, inventatevi un mestiere, inventate, è questo quello che ci dicono i mass media e tutti quanti. Cioè io, ad esempio, non l'ho capito questo messaggio, cioè che mi devo inventare io? Come faccio a inventare? No. Lei ha già un'idea, posso fare io una domanda? Sì, o fuori sì. Regola del gioco. E lei ha già un'idea sulla facoltà che potrà prendere? Scienze della comunicazione, ma è pieno, proprio per entrarci. E perché scienze della comunicazione? Perché non una facoltà un po' più dura? Più dura? Perché a me ispira quella di facoltà. Perché si vuole occupare di comunicazione. Beh, allora, però qualcosa troverà, studiando naturalmente, preparandosi, qualcosa troverà, perché è proprio una tendenza profonda quella di sviluppare i servizi di informazione in generale, nelle singole aziende, nel complesso negli uffici pubblici, nel complesso della nostra organizzazione, non solo sociale, ma produttiva. È una tendenza molto forte. Studi le lingue bene e studi l'italiano bene. Impari a scrivere un testo di 10 parole se le dicono di scriverlo in 10 parole, o di 200 se le dicono di scrivere in 200. Questo è un tipo di abilità che dobbiamo un po', che alcuni di noi difendono da tanti anni, ma che dobbiamo un po' generalizzare in tutta la nostra scuola media superiore. E cioè impari a trattare i testi e impari le lingue. E vedrà che il lavoro verrà. Oggi verrebbe, se lei, se una persona anche non ancora ben formata, conoscesse bene, sapesse correggere un testo italiano, scritto da altri, correggerlo, metterlo a punto, e conoscesse un paio di lingue europee, mi impegno io a fare da agente per trovare il lavoro. Si trova. È curioso, ma queste competenze minime sono quelle che quasi nessuno ha, perché siamo stati mandati in direzioni sbagliate, certamente, o in nessuna. Quindi vedrà che troverà lavoro. Però se lei facesse scienze statistiche, potrebbe lavorare come giornalista molto meglio. Io ho un figlio che non ha seguito questo consiglio, fa ugualmente il giornalista, credo abbastanza bravo, non lo so, non posso dirlo io. Però sa molto bene le lingue straniere, per esempio. Createvi delle armi, ma insomma, però stiamo svicolando, e qui dobbiamo parlare di... Ma createvi delle armi buone, forti. Sapere bene l'analisi matematica, oppure sapere bene il giapponese. O l'inglese, come no, o il cinese. I corsi di cinese sono pieni all'università in questo momento, perché cominciamo a capire che sarebbe importante avere in giro persone in grado di capire
bene il cinese e parlarlo. Noi ragazzi passiamo molti anni della nostra vita sui banchi di scuola, sia per accrescere il nostro bagaglio culturale, ma anche per costruirci un solido futuro. Ma in questo periodo c'è il problema della disoccupazione. Secondo lei, ragazzi, sono un po' demotivati a studiare? Io credo di avere già in parte risposto, nel senso che dobbiamo stare attenti a crearci, dico noi, se posso dire per un momento noi come se fossi anche un ragazzo, voi diciamo meglio, voi dovete stare attenti a crearvi una competenza precisa, almeno in un settore, spendibile diciamo, perché questo vi darà forza. E se questo non avviene, certo possono esserci rischi poi di lunghe attese per trovare un lavoro, ma credo che dobbiamo metterci su questa strada. E di nuovo, adesso passerò per difensore del nuovo esame di Stato, non è questo che mi... vabbè, comunque è una parte che mi tocca, me la prendo. Il nuovo esame di Stato, nel momento in cui sottolinea il fatto che i professori anno per anno devono tenere conto anche di crediti formativi maturati fuori della scuola, ecco, questo nuovo esame, e questo entra nel credito scolastico, è importante, mi pare che il nuovo esame suggerisca che uno impari a fare una cosa, impari a fare l'operatore televisivo, impari a fare l'attrezzista in un teatro, impari a recitare, voglio dire professionalmente, impari il turco. Chi sa il turco trova lavoro. Questo deve essere... Dice, ma come il turco? Ma certo, parlate con le aziende e con le industrie. Chi lo sa sto turco? Nessuno. Salve, senta, volevo chiedere se secondo lei sia giusto che alcune facoltà universitarie siano a numero chiuso. La espressione che secondo alcuni di noi è la più corretta è numero, non è una trappoletta, è numero programmato. Che cosa voglio dire? Abbiamo parlato dei guai della disattenzione per la nostra scuola, ma ci sono guai anche per quanto riguarda l'università. In che senso? Che non abbiamo voluto mai regolare in qualche modo gli accessi all'università e le nostre università spesso scoppiano. Il numero chiuso noi non ce l'abbiamo, però è peggio che se avessimo il più severo i numeri chiusi, perché su 3 iscritti al primo anno, come sapete, 2 non arriveranno mai alla laurea, si perdono per strada. Quindi c'è una selezione feroce, peggio che con i peggiori test di ingresso, che manda fuori il 66% e più degli studenti. Questo è un disastro, è un disordine, un costo collettivo spaventoso. Ecco perché bisognerebbe ragionare sul rapporto tra accessi e possibilità di offerta delle strutture, anche sullo smistamento degli accessi. Abbiamo a Roma costruito una serie di università nuove e nessuno ci va. E non esiste un modo per mandare dalla enorme disfatta università in cui io insegno, che si chiama La Sapienza, ma abbiamo un modo per mandare gli studenti in università semivuote come Tor Vergata e Roma 3, insomma, dove ci sono colleghi bravissimi con le aule vuote, spesso. Questo fa parte della commedia degli assurdi che abbiamo vissuto in materia di scuola e di università in tutti questi anni, e per l'università purtroppo ancora stiamo vivendo. Allora, dobbiamo darci un po' una regolata. Ci sono 100 posti a sedere, si possono ammettere 100 persone, 110, ma non 100.000. Se, come abbiamo visto nel filmato, la scuola ci deve preparare in fondo all'università a fare delle scelte e a trovare un posto nella società,
Io non penso che con un esame di maturità nuovo si possa fare questo salto di qualità. Sono d'accordo con lei, sono convinto che non basti l'esame di maturità e che è necessaria una profonda riforma della scuola media superiore italiana, non della scuola elementare, non della scuola media dell'obbligo, che funzionano abbastanza bene, specialmente la scuola elementare. Ma la scuola media superiore ha bisogno di un ripensamento radicale. Tuttavia, il nuovo esame corregge alcuni difetti che in questi anni si erano incancreniti. Ma secondo lei questa valutazione, diciamo, del tutto numerica nell'esame di maturità finale può rispecchiare effettivamente il valore di un alunno? Beh, è una valutazione numerica complessa. Per un quinto mi dice, negli ultimi 3 anni, mi dirà quando sarà a regime, per ora me lo dice un po' alla buona per quest'anno e ancora per l'anno venturo, poi me lo dirà sempre meglio. Mi dice, questo ragazzo, questa ragazza, cosa hanno fatto 3 anni fa? Cosa hanno fatto 2 anni fa? Erano, come dice la legge, assidui oppure non assidui? Partecipavano all'attività formativa della scuola oppure no? E con che risultati? Andavano benino, andavano bene? Ci sono, E poi, nell'assegnare questi punteggi di credito scolastico, avevano degli interessi extrascolastici? Hanno maturato degli interessi extrascolastici? Allora, una parte del voto mi dice questo. Quindi non è un numero. È un numero dietro cui c'è la misurazione di tipi di storie di vita, non solo di vita scolastica, anche extrascolastica. Abbiamo fatto una ricerca multimediale su internet, noi ragazzi abbiamo fatto una ricerca multimediale su internet, abbiamo trovato come simbolo di questa trasmissione sul valore dello studio il film di Peter Weir, L'attimo fuggente. E le volevo anche fare una domanda. Secondo lei, mi volevo soffermare sulla frase che aveva detto prima, delle attività extrascolastiche. Le volevo chiedere, noi per questa trasmissione ci siamo preparati, comunque abbiamo perso delle ore di studio, cioè abbiamo lavorato. Questa è, per esempio, una trasmissione questa, può essere considerata un'attività extrascolastica? Certamente. Se la documentate e avete un pezzo di carta che dice, o un documento, oltre il filmato, che dice abbiamo partecipato a questa trasmissione, siamo intervenuti, l'abbiamo organizzata, abbiamo fatto la ricerca su internet. Il consiglio di classe alla fine dell'anno dice questo vale come credito, come parte del credito formativo.